Nel lavoro di un coach si trova di tutto. E oggi vi racconto la storia di Luca, un ragazzo con il testosterone sotto zero. Vediamo come ne è uscito. Un saluto da Simone, vostro nutrizionista e allenatore. Come sempre, prima di cominciare, se ti piacciono questi contenuti, dove parliamo un po' di testosterone, di allenamento, di bodybuilding, di palestra, di nutrizione, di sport anche in generale, lascia un like, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, cliccando la campanellina per ricevere tutte le notifiche. E vai sul mio sito simonepagnottoni.it. Se anche tu pensi di avere testosterone basso, pensi di poter fare, dover fare qualcosa, sì, ma mi alleno già in palestra, ma non ottengo risultati, benissimo. Programma di allenamento, piano alimentare, per te che sei un bodybuilder, un atleta, giochi a tennis, a padel, a calcio, a basket, oppure stai sul divano tutto il giorno e vuoi metterti in forma da oggi, da adesso, per avere me come tuo coach. Ma adesso, come sempre, andiamo al video. Questa è una storia particolare e non è la prima che mi capita. Questo forse è ancora più strano, più particolare, perché si rivolge a me questo ragazzo che oggi chiameremo Luca. Suo vero nome è un'altra, ma chiaramente i dati li lasciamo stare. Luca, che ha accettato di far sì che oggi si parli della sua storia, di che cosa è successo. Allora Luca mi contatta a 24 anni dicendomi: Simo, io mi alleno da 5 anni in palestra, da quando ho 19 anni, ho giocato a calcio, a tennis, quindi insomma le mie, calcio e tennis, e faccio palestra da 5 anni, ma mi sembra di non ottenere risultati, faccio più fatica degli altri. Il mio amico che va in palestra con me, che viene in palestra con me, ha già un fisico di un certo tipo, io invece faccio fatica. E allora dico: va bene Luca, vediamo un po' com'è il tuo allenamento, com'è la tua dieta, facciamo l'analisi che si fa sempre e valutiamo un pochettino. E quello che scopro è che Luca non è che si alleni così male. I suoi allenamenti sono intensi, manda anche dei video, l'esecuzione c'è, capisce, sa, conosce già gli esercizi, si vede che ha una buona esperienza. L'alimentazione sorprendentemente è varia, è ricca, è ben strutturata, sì, chiaramente migliorabile come tutto, però non vedo delle grosse falle, dico, qua c'è qualcosa che non va. Mi manda una foto del suo fisico e effettivamente dico: caspita, questo non è il fisico di chi mangia come te, si allena come te da 5 anni e ha anche esperienze sportive in passato. Sì, ok, una genetica sfavorevole, ma vediamo di capire perché, che cosa si può fare. E allora, Luca, ma esami del sangue recenti ne hai? È un po' che non li faccio. Ok, allora facciamo analizzare questo, questo e quest'altro. E poi, sai Simo, io mi sento sempre stanco e ho sempre avuto, anche quando giocavo a calcio, un po' di massa grassa, non ero grasso, ma avevo proprio le tettine, mi dice, le tettine. Ed effettivamente quando mi manda la foto un pochettino si nota, non dico che si parli di ginecomastia, ma si nota questo grasso a livello proprio del gran pettorale e comunque un po' di massa grassa sopra quella che è una massa muscolare che Luca ha costruito comunque in 5 anni di allenamento. Ok, allora che cosa facciamo? Facciamo l'analisi del sangue e vediamo, tra i vari parametri, di analizzare anche il testosterone. E allora lì ci rendiamo conto di tutto, di come Luca sia un fenomeno, di come Luca si sia allenato per anni con un testosterone a zero. Mi è già capitato, ne ho visti altri di pazienti con questi livelli, purtroppo, però il punto è che se non se ne accorge nessuno, se il medico non ti fa fare questi esami, tu come fai a saperlo? E come fai a stare meglio? Quello che abbiamo ottenuto poi con Luca è appunto un parere del suo medico riguardo gli esami. Abbiamo trovato un medico molto molto collaborativo, abbiamo lavorato insieme e abbiamo visto a seguito dei risultati che era il caso di intraprendere poi un viaggio dall'endocrinologo per capire come risolvere la situazione, da dove derivava questo deficit importante, e probabilmente nel caso di Luca era congenito. Sembrerebbe una sindrome genetica, molto probabilmente la sindrome di Klinefelter o Klinefelter, come dir si voglia, non ho mai capito sinceramente, per cui c'è un cromosoma X in più
il 23° cromosoma, anziché essere XY, è XXY. Poi ci sono tante varianti, non si sa nemmeno bene qual è quella che riguarda Luca. Lui non ha voluto approfondire più di tanto, ha detto vabbè, ce l'ho questa roba qui, come posso fare a stare meglio? Benissimo. Il fatto è che oggi Luca ha rivoluzionato il suo fisico, purtroppo non vi posso far vedere le foto perché è privacy, ma Luca, con una terapia sostitutiva del testosterone che si fa anche da noi in Italia, signori, si può fare, ah no, la fanno solo in America, non è vero, basta trovare dei buoni medici che capiscono qual è il tuo problema e si fa in Italia, e se hai il testosterone sotto zero è giusto che tu la faccia. Infatti Luca è un'altra persona, ha dei livelli di energia molto più elevati, il fisico è chiaramente cambiato in maniera clamorosa, la massa grassa si è ridotta, poi ogni tanto quando mangia male c'è ancora la massa grassa, non è che il testosterone faccia miracoli, però la massa muscolare aumentata e sta bene, non è che si fa di quelle dosi da bodybuilding, si fa di quello che gli serve per stare bene, e sta bene. Ha una vita sociale migliore, si sente più carico, più felice al mattino, diceva adesso capisco perché al mattino facevo tutta quella fatica ad alzarmi, adesso capisco perché a volte in palestra non ne avevo, eppure spingevo come un toro, perché poi adrenalina, forza di volontà, c'è tutto. Però anche la risposta a determinati alimenti, a un determinato quantitativo proteico, insomma, ai carboidrati, a tanto, non si spiegava, non capivo. Infatti prima di provare strategie, taglia i carboidrati, abbassa i grassi, proviamo la chetogenica, no, vediamo prima gli esami del sangue, vediamo di capire com'è Luca, come funziona. Pum, trovata la falla. Ah sei sì, ma 13 anni, 14 anni, però ero sempre un po' così. Però giocavo a calcio, giocavo a tennis, com'è possibile sta roba? Mi allenavo un sacco, anche più degli altri. Ho sempre dovuto fare più fatica degli altri. Primo, pum, campanello d'allarme. Secondo, ho sempre avuto un po' di massa grassa. Altro campanello d'allarme. Altro campanello, invece, mi sentivo sempre stanco. Sul sentirsi sempre stanco me lo dicono praticamente tutti i giorni. Però in questo caso la motivazione direi che è un po' più profonda, più vera. Quindi, qual è il lavoro di un coach? È proprio questo. Capire come aiutarti a stare meglio. Basta. 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 Alimentazione e allenamento sono le armi che conosco. E come posso fare io, conoscendo tutto quello che ci sta intorno, all'alimentazione e all'allenamento, a farti stare meglio? Una via, fortunatamente in questo caso siamo riusciti a trovarla. Ma signori, io una cosa che vedo, il messaggio che voglio dare è questo. E che questo testosterone tante volte è sottovalutato. Io chiedo sempre, sempre, soprattutto memore dell'esperienza che ho avuto con Luca diversi anni fa, di far controllare il testosterone. E vabbè, ma questo è un ragazzo giovane, a 18 anni, figurati se ha problemi con il testosterone. Vediamo, intanto tu l'esame fallo. Che ti costa? Qualche euro in più. Tanti medici dicono, vabbè, ma no, ma non lo facciamo. Ma perché? Ma cosa costa? Ma perché un costo sociale così elevato? Non capisco, cioè davvero, possiamo risolvere dei problemi, possiamo capire se il testosterone magari è anche altissimo, potremmo avere il problema opposto, difficile. Però questo, così come tanti altri esami, ci permettono di conoscere, capire meglio una persona e capire perché sta così e come farla stare meglio. Biologo, coach, medico, endocrinologo, allenatore, nutrizionista, tutti uniti per far stare meglio la persona. E il coach deve conoscere tutti questi lati, deve essere un po' uno psicologo, lo sappiamo, un po' un allenatore, chiaramente deve conoscere l'allenamento, la metodologia di allenamento, lo sport in questione, che sia il calcio, il basket, il tennis, il padel, il bodybuilding. Deve essere un nutrizionista, perché ti deve dire che cosa devi mangiare, come, quando e perché, e gli integratori che devi prendere. Deve essere poi un po' un medico, mezzo medico, ok, per conoscere tutte queste situazioni relative all'allenamento. Ah, caspita, Simo, spingo bene, mangio bene, dormo bene, integro, perché non cresco, perché non miglioro? Vediamo, con la classica visione olistica a 360 gradi, perché. Ok, vediamo di capire perché. E quindi, testosterone a zero esiste, testosterone a zero si può curare, si può stare meglio. Vai dal medico, vai da un endocrinologo, vai da un coach eventualmente che ti aiuta, vai da un biologo, da un nutrizionista. Vieni da Simo Pagno Coaching se vuoi, no, beh, vai dove vuoi, non devi venire da me per forza, chi se ne frega. L'importante è trovare la strada per stare meglio. Zero testosterone, purtroppo, esiste. Si può stare meglio, si deve stare meglio.
con il nostro aiuto. E allora anche oggi, se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, cliccando la campanellina per ricevere tutte le notifiche. E vai sul mio sito simonepagnottoni.it per richiedere un piano nutrizionale, un programma di allenamento per te, che sei un bodybuilder, uno sportivo, un atleta, giochi a tennis, a padel, a calcio, a basket, oppure stai sul divano tutto il giorno e vuoi semplicemente rimetterti in forma da oggi, da adesso, per avere me come tuo coach. E seguimi poi su Instagram, su Facebook e su TikTok per vedere altri contenuti di altro tipo. Post dove si parla un po' di altro, un po' di tutto. I reel sono un po' diversi, insomma. Poi sono più brevi, non parlo mezz'ora come faccio qua in questi video, noiosissimi e lunghissimi. E allora noi ci vediamo a questa forse prossima puntata di questa forse serie, se ti piace, del lavoro, della vita di un coach. Come funziona? Saluti!